ti senti inadeguato, sempre in bilico, diverso, finché non trovi il coraggio di lasciare andare la vergogna e vivere finalmente per ciò che sei. Devo dire grazie a mia nonna e a mia madre, senza di loro non ce l'avrei mai fatta. Col tempo anche il resto della mia famiglia mi ha accettata e oggi finalmente, quando cammino per strada, mi sento me stessa. Sono stati anni bui, ma attraverso il pianto ho ritrovato il mio sorriso e attraverso la paura il mio coraggio. Per tanto tempo ho avuto paura di essere me stesso e iniziare il percorso di transizione non solo ha cambiato la mia vita, ma mi ha permesso di iniziarla. Ciò che importa non è quello che è, ma quello che vogliamo che sia.